stiamo studiando per connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Salve a tutti. Ora studieremo sulla costruzione del santuario oggigiorno. Quando il Maimonide descrive il processo in cui si rivelerà Mashiach, il Maimonide mette per prima cosa il santuario. La prima cosa che Re Mashiach farà dopo essere diventato un re, dopo aver ripristinato il regno di Re Davide, perché Mashiach deve essere un discendente di Re Davide, la prima cosa che farà cos'è? Costruisce il santuario. Così scrive Maimonide. Ogni giorno, noi durante le preghiere, chiediamo diverse volte a Dio di costruire il santuario. Però a parte le preghiere, noi abbiamo il compito anche di costruire il santuario in maniera concreta. Non si intende di correre sulla montagna del santuario e costruire il santuario di propria iniziativa. Perché la costruzione del santuario deve essere un lavoro diretto da Mashiach stesso. Dunque, dopo che è Mashiach, lui ci dirà esattamente come, cosa, dove costruire il santuario. Ma si intende di costruire, che ognuno deve costruire il santuario che uno può costruire. Qual è il santuario che uno può costruire? Cos'è il santuario di Gerusalemme? Era una casa per ospitare la presenza divina in questo mondo, per rivelare la presenza divina in questo mondo. È un Mishkan, un posto di residenza per la presenza divina. Ognuno può e ognuno deve costruire nel profondo del suo cuore. Questo tramite lo studio della Torah e l'osservanza del mitzvot, noi trasformiamo noi stessi a una esistenza ideale in cui un recipiente in cui può risiedere e rivelarsi la presenza divina. E in questa maniera noi facciamo il compito, quel che c'è scritto nella Torah, e farete un santuario e io risiederò in esso. Scusa, non c'è scritto risiederò in esso, c'è scritto risiederò tra di voi. Il fatto che non c'è scritto in esso, ma tra di voi, i nostri saggi imparano che ognuno di noi ha un compito di costruire un santuario dentro di sé e Dio risiederà dentro di sé una volta che ha costruito questo santuario. Perché l'obiettivo del santuario è di rivelare la presenza divina nel cuore di ogni singolo ebreo. Questo però è un santuario spirituale, come costruisce il suo cuore, una cosa bella e importante. Però c'è anche il lato materiale, che bisogna anche costruire un santuario materiale. Nel profeta Yechezkel, Ezechiele, c'è scritto che nel periodo dell'esilio Dio rivela la sua presenza, la sua Shekhinah, la sua presenza divina nei tempi e nelle case di studio di Torah, Bet Knesset e Bet Midrash, che questi vengono chiamati Mikdash Me'at, un piccolo santuario. Come dice il profeta, e sarò per loro un piccolo santuario nelle terre in cui sono arrivati. E dunque, quando uno partecipa nella costruzione di un tempio, di una yeshiva, di una casa di studio, di un Bet Knesset, di un Bet Midrash, anche se partecipa solo finanziariamente, questo già osserva la mitzvah di costruire il santuario. Ancora di più se lui va lì e prega e magari partecipa nella gestione attuale, questo ancora di più. Però anche solo dando denaro è già un buon passo. Il Rebbe di Lubavitch, Re Mashiach, sottolinea e precisa dalle parole dei nostri saggi che ci sono tanti tempi dove la presenza divina si rivela, però c'è un tempio principale in cui lì c'è la presenza divina rivelata in maniera più forte e più grande di tutti gli altri tempi. Questo qual è? È il tempio del presidente della generazione, che da lì il presidente della generazione, il Tzaddik Ador, il Moshe Rabbeinu della generazione, lui da lì diffonde la Torah e l'ebraismo a tutto il popolo. Nella nostra generazione questo tempio è il tempio, il Bet HaMidrash
del Rebbe a New York, che è famoso con il soprannome 770, che significa 770, poiché è il numero civico del palazzo. La casa del Rebbe è 770 Eastern Parkway. E dunque è una casa che da cui esce luce. La luce del Rebbe Shlita e arriva a tutto il mondo. Tra parentesi, in un discorso Rebbe ha fatto notare che il fatto che tutti chiamano questa casa 770 è provvidenza divina, perché c'è un altro nome ufficiale. E il Rebbe ha fatto notare che anche se di solito non facciamo le gematria o dei valori numerici, eccetera, non è proprio una cosa che ci si addentra, però ci sono alcuni valori numerici che proprio saltano all'occhio, sono talmente evidenti che non si possono negare. E il Rebbe ha fatto notare che 770 è valore numerico Beit Mashiach, casa di Mashiach. Bait è 412 e Mashiach è 358. Fate totale e guardate la matematica, se è giusta. E dunque, da 770 esce la luce della Torah, dell'ebraismo, gli insegnamenti del Rebbe a tutto il mondo. Un'altra azione che è molto importante e viene paragonata alla costruzione del santuario è studiare le leggi del santuario. E come c'è scritto nel Midrash, chiunque si occupa dello studio del santuario è come l'ha costruito. Sarebbe a dire che lo studio delle leggi del santuario non solo velocizza la redenzione e la costruzione del santuario, ma è già una parte del comandamento di costruire il santuario. Una cosa interessante: nei primi due santuari, primo e secondo santuario, non c'era ferro, era vietato costruire con ferro, perché il ferro è una cosa che accorcia la vita e il santuario è stato creato per allungare la vita. E dunque c'è scritto nella Torah che non si può mettere il ferro sull'altare, sulle pietre dell'altare. Però nel terzo santuario ci sarà anche ferro, perché allora il ferro non sarà più una cosa che simboleggia di accorciare la vita, ma sarà solo una cosa che simboleggia forza e eternità, perché a quel punto lì tutti trasformeranno le loro spade in vanghe, non ci saranno più le armi, ci sarà una pace globale, e dunque sarà permesso usare il ferro, e bisognerà usare il ferro per costruire il terzo santuario. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח המבעד, ויבה נסטורי ברי משיח אין אתרנו, we want משיח now, noi vogliamo משיח adesso, עד מתי, fino a quando questo esilio, vogliamo משיח אל terzo santuario adesso. שלום a tutti.